cari confratelli, grazie di cuore per aver accolto l'invito. Il nostro convenire qui a Benevento acquista ormai il sapore di una piccola, piacevole tradizione e mira a formulare per quanto possibile criteri di discernimento in vista dell'elaborazione di una pastorale per le cosiddette aree interne del paese, che marginali non sono e neppure vogliono rassegnarsi ad essere considerate tali. Il nostro convegno, come precisavo già lo scorso anno, nel mio saluto iniziale, è un incontro di natura prettamente pastorale. Esso segnala però anche un problema di natura squisitamente politica, perché la maggioranza dei comuni italiani è costituita da realtà con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, geograficamente collocati su tutto il territorio nazionale, non solo nel centro-sud dello Stivale, come rivela con evidenza solare anche la nostra provenienza. Siamo infatti vescovi giunti qui da ben 12 regioni italiane, del nord, del centro, del sud e delle isole del bel paese, dal Piemonte alla Sardegna e Sicilia. Il problema deve essere quindi assunto dal governo centrale, come aveva riconosciuto anche il governo tuttora in carica, che nel passato forum delle aree interne, tenutosi in questo stesso luogo nel mese di maggio, si è reso presente qui con i ministri Giovannini e Carfagna. Un problema che va affrontato non a forza di slogan dal sapore elettorale, ma con progettualità e intelligenza politica, merce, ahimè, sempre più rara. Sono sempre più convinto, come vado ripetendo ormai da tempo, che le aree interne, prima ancora che di sostegni economici, abbiano bisogno di una seria progettualità a medio e lungo termine, e cioè abbiano bisogno anzitutto, e torno al punctum dolens, di intelligenza politica. Papa Francesco è sensibile a questo discorso e si è fatto vicino a noi, come già in passato ha fatto per ben due volte. Anche nella presente occasione ha scritto un'apposita lettera. Apro quindi questo nostro incontro con la lettura del testo papale. Scrive il Papa indirizzandosi ai cari fratelli nell'episcopato delle zone italiane cosiddette interne. Il vostro ritrovarvi per condividere proposte e progetti in vista di una fruttuosa pastorale nei territori delle vostre diocesi è segno di un impegno a crescere nel servizio alla comunione. Desidero esprimere apprezzamento per questo cammino di confronto e di amicizia, che richiede di essere percorso con la mente e il cuore aperti, per testimoniare una Chiesa inclusiva e senza barriere, nella quale ognuno possa sentirsi accolto. In questa prospettiva, è quanto mai necessario essere animati dal desiderio di raggiungere tutti, affinché nessuno sia escluso dall'annuncio del Vangelo. Le idee missionarie e i piani pastorali non possono prescindere da questo punto fermo. Nella Chiesa c'è posto per tutti. Si tratta di fissare lo sguardo ai vasti orizzonti esistenziali, di uscire dai propri schemi ristretti in atteggiamento di umile docilità allo Spirito Santo. Di fronte alle difficoltà dei territori in cui vivete,
siete chiamati ad aiutare i sacerdoti, i consacrati e i fedeli laici che più da vicino condividono la vostra missione, ad essere lievito nella pasta del mondo, tutti insieme, in unità e senza campanilismi. E il Papa usa questa espressione, senza campanilismi. Non stancatevi di porre gesti di attenzione alla vita umana, alla salvaguardia del creato, alla dignità del lavoro, ai problemi delle famiglie, alla situazione degli anziani e di quanti sono ai margini della società. Così sarete immagine dinamica e bella di una Chiesa che vive accanto alle persone, con una predilezione per i più deboli, che è al servizio del popolo santo di Dio perché si edifichi nell'unità della fede, della speranza e della carità. Cari fratelli nell'Episcopato, auspico che il vostro incontro possa essere una fruttuosa esperienza fraterna e ritorni a beneficio dei fedeli affidati alle vostre cure pastorali. Prego per voi e per le vostre comunità, affinché possiate sempre testimoniare il Vangelo con lo stile della dolcezza e della misericordia. Vi affido alla materna protezione della Madonna e di cuore vi invio la mia benedizione, chiedendovi per favore di pregare per me. Roma, San Giovanni in Laterano, 12 agosto 2022, firmato Francesco. Grazie Sua Eccellenza Felicia Crocca, grazie per l'invito. No, sono i primi passi del mio incarico e quindi mi sembra provvidenziale che si coincidano con incontri anche così un po' più liberi. Sono entrato in confusione quando mi hanno chiesto delle relazioni. No, io avevo capito, è un'introduzione a un dialogo comune. Ne approfitto per evidentemente per dire fraternamente alcune cose. Anzitutto l'importanza di questa iniziativa, di cui ringrazio ulteriormente il promotore. Come ben detto nel prologo del nostro statuto, lo statuto della CEI, il ministero di un vescovo si esercita in diversi modi. Si esercita in modo personale nella propria chiesa particolare, in modo collegiale nella chiesa universale all'interno del collegio dei vescovi e poi in forma congiunta con altri vescovi su temi particolari per realizzare una sollecitudine che diventa aiuto fraterno alle altre chiese particolari, anche tendendo, ed è questo l'insegnamento del Concilio, da cui sono nate poi diverse strutture, che si traduce anche nell'unione di sforzi e di intenti con altri vescovi della stessa zona geografica per incrementare il bene comune delle singole chiese. Quindi c'è una sollecitazione, un affetto collegiale che va al di là delle forme, mentre l'esercizio congiunto per esempio riguarda la gestione, che so io, dei tribunali che siano interdiocesani. C'è però qualcosa che va al di là ed è un aiuto fraterno che i vescovi si danno per unire gli sforzi, per confrontare gli intenti, per incrementare il bene comune della Chiesa, che è un mistero di comunione per la missione. E questo è un aiuto che diamo alle nostre chiese particolari e alle chiese particolari degli altri, le chiese particolari a noi vicine. E quindi al di là della formula giuridica, un incontro così esprime appieno un affetto collegiale che è stato anche ultimamente promosso sostanzialmente dal Concilio e da ciò che è venuto dopo. Da prendere molto sul serio, il prologo dello statuto della CEI a questo riguardo dice che la Conferenza Episcopale Italiana promuove
perché no, l'incontro di chiese vicine che si ritrovano insieme per aree geografiche e contesti omogenei, per promuovere comunioni di fede, di missioni, di orientamenti pastorali. Devo dire, mi ha molto colpito questa indicazione dei contesti omogenei, perché già dai tempi di Leone XIII sono nate le conferenze episcopali regionali, e quindi un tentativo di comunione di sforzi e di intenti per aree geografiche. Poi noi al nostro interno abbiamo le commissioni episcopali che nascono per certi temi particolari, ma secondo una struttura un po' rigida. Basti pensare che le nostre commissioni episcopali sono state definite nel 2000, sono già passate 22 anni, sono ancora adeguate come articolazione tematica? Ma questo riferimento ai contesti colpisce di più, perché il contesto indica l'ambito dell'uomo concreto. L'uomo vive in un contesto umano, ambientale, culturale, economico, politico. Per cui questa esperienza mi sembra davvero nuova e da ascoltare, da accogliere con grande attenzione, perché è un libero convocarsi, ecco, c'è un promotore, ma il resto è tutto libertà, per tentare di discernere insieme questioni di contesto. D'altra parte il Vangelo, ma oggi pomeriggio sentiremo la relazione di Monsignor Crociata, l'annuncio del Vangelo non può non tener conto della situazione del destinatario, dell'uomo concreto. L'uomo concreto è quello che vive in contesti. Per cui l'annuncio del Vangelo non può non farsi carico del contesto in cui vive il destinatario. Così come in un ospedale, così come in un'area, così come in contesti di lavoro. E quindi ciò che volevo anzitutto dire del primo punto è la novità di questa formula, a cui personalmente attribuisco un grande valore, perché potrebbe essere una di quelle formule capaci di dare maggiore agilità all'esercizio della collegialità tra vescovi in Italia. L'emergenza di un problema, qualcuno che chiama a raccolta, e il convenire per discernere, al di là della formulazione giuridica degli atti congiunti. C'è qualcosa che va al di là della formulazione giuridica. D'altra parte mi pare che il Papa abbia definito in modo davvero suggestivo questo incontro come cammino di confronto e di amicizia. Il secondo punto, se trovo il cellulare, l'avevo scritto qui, volevo dire qual è almeno l'intento fondamentale con cui sono venuto oggi, che dà un grande significato a questo nostro raduno, è il discernimento. Discernimento. Noi non penso siamo qui anzitutto per proporre soluzioni operative o per convenire, ma per discernere, che è una delle parole chiavi dell'attuale percorso sinodale, ma la cui descrizione, secondo me molto bella, è stata data da San Giovanni Paolo II nella Pastores Dabo Vobis numero 10. Che cos'è il discernimento evangelico? È necessaria la conoscenza della situazione. Non basta però una semplice rilevazione di dati. Occorre, certo, un'indagine scientifica con la quale delineare un quadro preciso e concreto delle reali situazioni sociologiche, culturali ed ecclesiali, quello che possiamo fare sulle aree interne. Ma ancora più importante è l'interpretazione della situazione. Lui parlava della situazione delle vocazioni, ma io penso si possa adattare a qualsiasi.
Essa è richiesta dall'ambivalenza e talvolta dalla contraddittorietà di cui è segnata la situazione, che registra profondamente intrecciati tra loro difficoltà e potenzialità, elementi negativi e ragioni di speranza, ostacoli e aperture, come il campo evangelico nel quale sono seminati e convivono il buon grano e la zizzania. Non è sempre facile una lettura interpretativa che sappia distinguere tra bene e male, tra segni di speranza e minacce. Si tratta per il credente dell'interpretazione della situazione storica che trova il suo principio conoscitivo e il criterio delle scelte operative in una realtà nuova e originale, ossia nel discernimento evangelico, non sociologico semplicemente o politico, ma evangelico. È l'interpretazione della storia che avviene nella luce e nella forza del Vangelo vivo e personale che è Gesù Cristo e con il dono dello Spirito Santo. In tal modo, il discernimento evangelico coglie nella situazione storica e nelle sue vicende e circostanze non un semplice dato da registrare con precisione, bensì un compito. È molto bello questo. Poi questo brano è stato ripreso nell'Amoris Laetitia in citazione. E quindi la situazione storica non è un dato, è un compito, una sfida alla libertà responsabile sia della singola persona che della comunità. È una sfida che si collega a un appello che Dio fa risuonare nella stessa situazione storica. E quindi il senso del nostro discernimento è certamente registrare i dati, avere una conoscenza esatta, diremmo scientifica, dei fenomeni, ma evangelica quella lettura che coglie un compito, un appello alla responsabilità nostra. Circa le aree interne, un articolo abbastanza recente della rivista Il Mulino sulle aree interne del PNRR si concludeva in questo modo: i luoghi sono anche uno spazio politico, perché i luoghi, a mio parere, non soltanto i luoghi interni, ma il luogo urbano, anzi direi quasi, che da un punto di vista sociologico la cosa più interessante è l'evoluzione del dato urbano. Le città di oggi non sono quelle di 100 anni fa. C'è una geografia del territorio che si va modificando, ed è una geografia che si va modificando e che ha implicazioni politiche, sociali, economiche, esistenziali enormi. Ma l'altro polo da non sottovalutare rispetto alle aree interne è l'evoluzione della città, presenta, anzi chissà che nel prosieguo di questo cammino di riflessione i due dati non possono incrociarsi, no? Una lettura delle aree interne che si rispecchia in una lettura del fenomeno urbano, così come si sta sviluppando, e cioè le periferie. Perché altrimenti noi diciamo c'è uno spopolamento a favore delle città, ma qual è la città in cui si arriva? Non sono quelli di 50 anni fa. E quindi a mio parere una prossima tappa dovrebbe poter mettere assieme questi due centri dell'ellisse. I processi di urbanizzazione sono come il rispecchiamento dei processi di spopolamento. E sono entrambi decisivi per leggere le dinamiche sociali. Comunque noi stiamo parlando di un fenomeno mondiale. Si calcola che entro il 2050 in tutto il mondo oltre 2 miliardi e 500 milioni di persone potrebbero migrare dalle aree rurali e marginali verso le grandi città. Se in America meridionale, settentrionale, è l'80% degli abitanti che vive in città, e che città? Pensiamo a Rio, pensiamo a... in Europa è il 74,5%. Secondo l'ultima
statistica riportata da centri di ricerca significativi, l'ultima ricerca del 2018, l'Italia si assesta nel 70,4% circa percentuale di popolazione che vive in città. In Cina è il 54, in Giappone il 91, negli Stati Uniti è l'82. In Europa è il 74,5, in Italia è il 70,4. Quindi c'è comunque un peso marginale più importante dei centri non urbani. È un fenomeno quindi mondiale, globale, che richiede un orizzonte globale di riflessione per poter leggere con attenzione ciò che accade. Ed è un fenomeno, diciamo, che ha tante caratteristiche. Immediatamente noi siamo portati a sottolineare quelli negativi: lo spopolamento, mancanza di lavoro, mancanza di infrastrutture di mobilità, per arrivare qui ci vuole un bel tratto, e le infrastrutture oggi decisive, che sono quelle informatiche di rete. Pensiamo alle difficoltà nel seguire la DAD dei ragazzi. In certe zone della diocesi di Cagliari il 30% dei ragazzi non ha seguito le lezioni con DAD. Ma lo sviluppo della telemedicina cosa significa? Circa il disequilibrio di accesso a queste risorse tra la città e la popolazione non urbanizzata, meno nelle grandi città. E bisogna dire però, e questa forse è la riflessione che partirà già adesso con il confronto, che però dobbiamo avere uno sguardo anche pieno di empatia, di simpatia, circa le potenzialità di queste aree interne. È interessante che adesso le riflessioni che si fanno sull'emergenza pandemica sottolineano che quello è stato un ambiente, quello delle aree non urbane, che ha permesso di vivere meglio. Il 90% dei casi sono stati registrati nelle grandi città, ma nelle grandi città si concentra l'80% del PIL mondiale. Per questo abbiamo una ricaduta economica così grave rispetto alla pandemia, perché le grandi città sono state veicolo di sviluppo, per esempio, della pandemia, e ha toccato inevitabilmente i processi economici. E probabilmente, soprattutto all'inizio, i contesti interni hanno permesso una vivibilità maggiore durante la pandemia. Quindi è interessante dire che non bisogna valutare solo in termini negativi, ci sono delle potenzialità. A mio parere la potenzialità dal punto di vista pastorale fondamentale è quello di una prossimità della persona rispetto ad una comunità. Nella mia diocesi sono comunità di 100 persone, dove abbiamo 100 persone, due comuni, parrocchie, molto interessante, dove si respira una esperienza comunitaria più spiccata. E sappiamo come anche analisi sociologiche dicono che lo sviluppo di reti comunitarie è un fattore del welfare italiano ed è un fattore di prevenzione rispetto a tanti disagi e di benessere, in cui la persona pensa a se stesso e il proprio bisogno all'interno di relazioni non anonime, ma che hanno un nome e cognome. E quindi è interessante dal punto di vista pastorale questa la riflessione, forse anche su questo, l'uomo e la sua comunità. E poi l'uomo e il contesto ambientale. Giustamente il Papa sottolinea nel Laudato Si che l'ambiente non è uno scenario in cui l'uomo vive, ma è il contesto con cui si relaziona continuamente. Quindi è interessante nel momento in cui noi parliamo di pastorale integrale, ecologia integrale, cogliere l'uomo nella sua relazione originaria con un contesto naturale. Io mi fermerei qui perché il resto è lo sviluppo del nostro dialogo.
il tema pastorale fondamentale è l'annuncio del Vangelo, e l'annuncio del Vangelo come ragione di vita, e che questo possa raggiungere ogni uomo, ma collocato dentro il suo contesto, che possa diventare ragione di speranza e di costruttività. Questa è davvero una possibilità enorme per noi e per tutti. D'altra parte, l'abbiamo visto con la pandemia, per difendersi basta la paura, ma per costruire ci vuole la speranza. Beh, buon lavoro.